Didacta 2023, abbiamo qui con noi Cristina Grieco, presidente Indire. Buongiorno, buongiorno presidente. Buongiorno. È appena stata avviata l'edizione 2023 di Didacta, tantissima partecipazione, è stato anche inaugurato appunto l'evento e sono venute qui a Firenze tantissime persone, anche autorità. Numeri anche altissimi da parte dei docenti, dirigenti presenti a questa edizione. Insomma, la scuola ha risposto bene, veramente ottimamente all'evento. Esatto, noi siamo doppiamente orgogliosi. Io ho avuto l'onore di tagliare il nastro questa mattina e vedere la presenza, l'attenzione delle istituzioni tutte, ma soprattutto conoscere i numeri e degli espositori, perché sono cresciuti del 50% rispetto allo scorso anno, ma soprattutto di docenti, dirigenti scolastici che hanno triplicato i numeri della scorsa edizione. Beh, vuol dire, ci fa pensare che abbiamo fatto una proposta anche interessante, anche noi come Indire, e ci fa vedere come il mondo della scuola in realtà sia molto più dinamico rispetto a quello che si possa pensare. C'è voglia di formarsi, c'è voglia di aggiornarsi e soprattutto si ha la consapevolezza che non basta introdurre tecnologie e strumenti all'interno delle scuole, ma c'è bisogno proprio di trasformare, innovare la didattica, e qui per questo, insomma, questo è un po' il ruolo di Indire, la mission di Indire, che fa ricerca educativa però per poi metterla a disposizione delle scuole e anche del decisore politico, proprio per mettere a sistema l'innovazione. Questo è un punto focale, direi. Non sono mai arrivati alle scuole così tanti fondi come oggi, in questi mesi. Parliamo di centinaia di migliaia di euro in ogni, che vengono assegnati attraverso i fondi appunto del PNRR a ogni istituto. Il vero nodo da sciogliere non è quindi l'acquisto delle nuove tecnologie, ma l'utilizzo anche in prospettiva. Indire cosa farà per supportare le scuole? Beh, certo, l'occasione è irripetibile, nel senso che il PNRR mette a disposizione appunto finanziamenti importantissimi, mai visti, però mette a disposizione anche, cioè deve mettere a disposizione delle riforme che vengono chiamate abilitanti. Quindi il tema per le scuole è sentire la responsabilità di spendere bene questi finanziamenti che arrivano e di farlo in modo efficace per migliorare poi in sostanza il livello di apprendimento degli studenti. Indire che cosa fa? Indire fa ricerca, ma fa ricerca applicata, cioè Indire come mission ha proprio quella di accompagnare le scuole nel percorso di miglioramento. Quindi le scuole si autovalutano, si danno degli obiettivi, ecco, e nel sistema nazionale di valutazione Indire ha proprio il ruolo di proporre, di favorire il miglioramento. Lo facciamo attraverso la formazione, certamente, soprattutto la formazione che ci affida il Ministero dell'Istruzione e del Merito. Lo facciamo anche attraverso le nostre repository, le nostre biblioteche dell'innovazione, cioè favorendo lo scambio e la distribuzione di materiali e di buone pratiche. Quindi rispetto al passato ci saranno delle novità anche di supporto alle scuole? No, lo chiedo perché l'impressione è che stiamo vivendo un momento di svolta nelle scuole, non c'è mai stato così, c'è un fermento rispetto alle nuove tecnologie, sia per il post-Covid, sia per quanto riguarda appunto i fondi del PNRR. Quindi anche l'Indire credo che si adeguerà a questo interesse veramente massimo. Ha colto un punto proprio nodale, nel senso che
la nostra trasformazione, diciamo, se si può dire, nel senso la nostra pelle in questo momento deve essere proprio quella di essere più vicina, più vicini alle scuole, quindi di mettere a disposizione un kit, perché certamente non possiamo seguire personalmente 8.000 scuole, però mettere a disposizione delle scuole un kit, una cassetta degli attrezzi, gli strumenti per poter migliorare e nell'utilizzo delle tecnologie, ma anche nell'innovazione del modello scolastico, cioè dobbiamo pensare alla trasformazione del modello scuola nei tempi, negli spazi di apprendimento, nell'organizzazione, perché soprattutto nella scuola secondaria purtroppo ancora il nostro modello è ancorato a una visione della scuola un po' superata, no? Quindi dobbiamo anche ripensare i tempi, gli spazi, non è semplice, però tutte queste cose vanno correlate insieme. Ecco, quindi come dicevo, che le scuole sentono questa responsabilità di spendere bene i finanziamenti, noi come Indire sentiamo la responsabilità di fare ogni sforzo possibile, e Didacta ne è un esempio, per essere vicini alle scuole, perché le scuole possano trovare queste maniglie, diciamo, di aiuto, di accompagnamento in quello che l'istituto fa. Ultimissima domanda, il kit a cui ho fatto riferimento verrà messo a disposizione quando? Beh, è un kit in senso generale, certo. nel senso che noi lavoriamo anche abbiamo dei progetti in affidamento dal Ministero, quindi a partire dalla formazione per i tutor dell'orientamento, a cui farà riferimento anche il Ministro proprio qui nell'edizione di Didacta, alla formazione che facciamo sui divari territoriali, alla biblioteca dell'innovazione, cioè è un kit composito, certo, di tante proposte formative, ma anche di conoscenza, di buone pratiche che dovremo mettere a disposizione. Il punto è questo. Sicuramente noi abbiamo delle scuole che sono già tanto avanti, questo è innegabile, ci sono delle scuole che fanno delle cose straordinarie, delle eccellenze che dobbiamo sostenere in questo cammino, ma la fase 2, e con gli investimenti del PNRR questo è possibile, è di mettere l'innovazione a sistema, cioè farla diventare un patrimonio di tutte le scuole del paese. Bene, ringraziamo Cristina Grieco, Presidente Indire. Grazie a voi.